Un saluto a tutti da nonna Stefania. Oggi facciamo le polpettine di tacchino e zucchine con un piccolo trucco, ovvero la zucchina la andiamo a grattugiare con l'accessorio taglia verdure trita verdure. Però facciamo in modo da non dover poi ammattire a raccogliere tutto sul fondo della ciotola per poi cambiare l'accessorio e fare l'impasto vero e proprio. Quindi io qui ho messo, lo tiro fuori un attimo, il nostro cuco con il suo perno. Questo è uno stampo per budini, per torte, diciamo abbastanza piccolo. Qui c'è un peletto, l'abbiamo tolto. Allora, 17 cm di diametro, se lo trovate anche un pochettino più grande vi entra anche un paio di centimetri in più. Più vi va a misura, meno ve ne cadrà dai lati, quindi più assolverà la sua funzione di farvi trovare il fondo della pentola pulito. L'interno sono 4 cm. Deve essere abbastanza largo perché dovete poter inserire il perno su cui gira poi il tagliaverdure. Quindi mettiamo il suo perno. Io poi voglio le zucchine tritate sottili sottili, quindi metto il disco A, eccolo qua che si vede, che è quello che fa proprio i filini sottili sottili. Inseriamo il suo coperchio, impostiamo velocità 9. Io ne approfitto, a questo punto vado a tritare sia lo scalogno che mi serve che la zucchina. Quindi mettiamo prima lo scalogno, ripreso, ok, gli diamo la via. Fermiamo, si apre un attimo se vuoi, e mi ha fregato lo scalogno, me l'ha massacrato, e vabbè, andremo avanti e ce l'abbiamo dappertutto. Figuraccia pessima in diretta. Ale, a questo punto lasciamo comunque il nostro scalogno massacrato e lo spingiamo giù con la zucchina. Ovviamente io adesso il primo pezzo lo mando giù spingendo con le dita, poi mi raccomando il suo accessorio apposito. Adesso che la zucchina entra, andiamo avanti. Con il suo pezzo. Vediamo un po' che cosa è successo qua sotto. Allora, andiamo a recuperare i due pezzi che non riusciamo a tritare, anche perché sennò poi ci troviamo i tronchi dentro le polpette. Pensavo di aver fatto una furbata, in realtà non ho risolto tantissimo, ma qualcosina sì, quindi comunque spingendo dentro dovrei riuscire ad avere, diciamo, accesso e campo libero praticamente al fondo, che era quello che mi interessava. Chiaramente se avete una tortiera delle dimensioni più precise il tutto vi viene meglio. Allora, io avevo tirato fuori la lama impasti, adesso non so più dov'è. Piccola interruzione, recupero la lama impasti e andiamo avanti con la ricetta. Trovata, l'avevo tirata fuori dalla scatola e l'avevo appoggiata accanto alla scatola. È vecchiaia, dovete aver pazienza, A questo punto mettiamo la lama impasti, tiriamo giù le nostre zucchine tritate dai bordi. Aggiungiamo, allora, diciamo così che si fa prima, e leviamo il fogliettino. Sono 4 etti di carne di tacchino tritata,
ci riaggiungiamo le zucchine. La zucchina che ho utilizzato era pulita, cioè tolto capo, coda, lavata, eccetera, 2 etti e mezzo. Abbiamo poi tritato uno scalogno grandicello, che poi non è venuto del tutto tritato, quindi considerate se lavorate, se lo tagliate a mano, uno scalogno medio. Se usate il taglia verdure, che in questo caso non è efficientissimo visto che si sfoglia lo scalogno, prendetene uno un pochino più grande. Quindi abbiamo messo la trita, le zucchine, aggiungiamo un uovo, g di parmigiano. Io questo lo faccio con l'accessorio per grattugiare e poi me lo surgelo. E a questo punto, sì, c'è un po' di confusione oggi, effettivamente non ci ho messo ancora sale, pepe ed eventualmente un po' di pan grattato. Vediamo se l'impasto così già sta insieme o se c'è bisogno di fare delle aggiunte. Io le polpettine, vi dico la verità, le lascio un pochino poco sapide, con poco sale, ma questa è una mia scelta. Voi eventualmente aggiungete già il sale adesso nell'impasto. Abbassiamo a velocità 8, diamola via perché può continuare tranquillamente con il timer che avevamo già impostato, e li lasciamo impastare il tutto per un po', un minutino. Vediamo se è necessario aggiungerci il pan grattato. Una trentina di secondi, ma direi che il pan grattato decisamente serve, quindi lì dipende da quanta acqua vi butta fuori la zucchina, per quello non vi do una quantità prestabilita. Qui a occhio direi che ce ne vanno un paio di cucchiai e ne mettiamo un paio di cucchiai. Allora, il tempo di arrivare al cucchiaio, questo è pan grattato che mi sono fatta io in casa. Questo addirittura c'è anche i semini dentro, perché è stato un esperimento non felice di pane con semi, quindi è anche dopato questo pan grattato qua. Forse lui si vede meglio. Adesso va quasi bene, ce ne vuole ancora un pochettino. Sì, lo so, qualcuno mi critica perché faccio troppo rumore con la spatola. Ci aggiungiamo appunto il terzo cucchiaio. Non vi dico che deve fare la palla come un impasto da pane, però deve essere un pochettino più sodo, se no non riuscite a maneggiarlo. Vediamo un po'. E direi che così va bene, perché poi le passiamo comunque nel pan grattato per farle stare insieme. Quindi questo è l'impasto. Adesso lo tiro fuori dal cuco, lo andrò a impolpettinare utilizzando questo attrezzo infernale, che però è molto comodo se si sa come adoperarlo. E io di solito ci metto sia un velo di pan grattato che un pochino, secondo diciamo l'impasto delle polpette, ci metto direttamente il Domopack, così le tiro fuori molto più facilmente. Però in questo caso qui dovrebbe bastarmi il pan grattato.
ci vediamo quando ho fatto le polpette, perché se no fra mezz'ora siamo ancora qui col video. A tra poco. Eccole qua pronte da infornare. Volendo a questo punto le potete anche mettere su un vassoio, le potete surgelare, così ce le avete pronte per una volta successiva, quindi se ne fate per esempio doppia dose. Io con questa quantità ne ho tirate fuori 18 di polpettine. Se le fate un pochettino più piccole ve ne vengono di più, ne fate un pochettino più grosse ve ne vengono un pochino di meno, questo è scontato. Però appunto se ne fate dose doppia perdete quei 20 minuti in più a fare le altre polpettine, le altre ve le surgelate, quindi ci avete poi eventualmente pronto una cena o un pranzo successivamente. Con questa quantità di polpettine ci si mangia tranquillamente in 4 persone, già 4 polpettine sono una quantità più che sufficiente. E dicevo, adesso preriscaldo il forno, anzi in realtà il mio è già preriscaldato, 180 gradi statico, 170 se mettete in ventilato, ci vorrà dai 20 ai 30 minuti, dipende dal forno. Io con questo sistema qua, col vassoietto grigliato, diciamo traforato, non ho bisogno di girarle, comunque a metà cottura un'occhiata gliela do lo stesso, e comunque se usate e li appoggiate su una placca da forno a metà cottura le girate. Gli potete dare una spruzzatina di olio per farle un pochettino più croccanti, non è strettamente necessario, io di solito lo faccio, le spruzzo proprio con lo spruzzino con poco olio extravergine di oliva. Ve le faccio rivedere quando sono cotte, a tra poco. Eccole qua, chiaramente noterete che ne mancano diverse. Non se le mangiate il forno, le ho mangiate io, no, non per assaggiarle mentre cuocevano. Come si dice, il bello della diretta, mi sono resa conto adesso che stavo montando il video che manca completamente l'ultima parte che la telecamera non ha registrato. Ogni tanto capita, quindi qua vi prendete la foto delle ormai tirate fuori dal forno da un po' polpette, tant'è che sono maneggiabili, se no non riuscirei, non ho le mani foderate di amianto. Comunque ve ne faccio vedere a questo punto una all'interno, poi vi metto la foto che diciamo quella ufficiale della ricetta. Non è cruda, questi pezzettini rosa che vedete sono è il pan grattato che è scuro. Visto che nel frattempo le ho già mangiate, vi dico che sono venute anche veramente bene e mi sono piaciute. Il resto, siccome sono qui al lab, me le surgelerò, saranno almeno due, ci siamo altri due pasti abbondanti per i prossimi giorni, o comunque per i prossimi 6 mesi, perché queste nel congelatore durano 6 mesi se sono ben stivate, poi basta metterle nel microonde e scongelarle. Come al solito vi aspetto sul blog, sulla mia pagina, trovate tutti i riferimenti nell'info box. Ci vediamo alla prossima. Non l'ho detto, ragazzi, non è giornata e siamo solo a giovedì, devo arrivare ancora almeno a domani. Comunque un saluto a tutti da nonna Stefania. Ciao ciao!